100 milioni di euro per un patto per un Veneto del 2030 che sia green, che sia inclusivo, un patto che deve partire da oggi e che la regione deve fare con tutte le categorie economiche, i sindacati, con le università, con i mondi della rappresentanza. Un patto che disegni un futuro per il Veneto che deve partire da questo bilancio, dal bilancio del 2022 che dalla prossima settimana discuteremo in aula. Un patto che deve andare nella stessa direzione in cui arriva il Recovery Fund, in cui arriva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi verso una regione, un territorio più green, più inclusivo e più digitale. Su questo fronte noi chiediamo alla regione di fare uno sforzo, di mettere risorse proprie, di mettere 100 milioni di euro su 4 punti fondamentali. Da un lato gli investimenti sulla transizione ambientale, sulla transizione energetica, per cui sul trasporto pubblico per acquistare mezzi moderni che non siano inquinanti, sulla rottamazione delle auto inquinanti e delle stufe a legna, sull'investimento sulle colonnine elettriche, sul sociale, in particolare sulle case di riposo che nella nostra regione sono le grandi dimenticate, quindi sia sulle strutture con 20 milioni all'anno per 3 anni, sia nel rivalutare le impegnative perché ormai le rette troppo pesano sulle famiglie del nostro territorio, ma senza dimenticarci altri due grandi temi, quello della violenza contro le donne. Anche in Veneto la piaga dei femminicidi è stata drammatica quest'anno e quindi investire sui centri antiviolenza, ma anche sul contributo di libertà per dare la possibilità alle donne di emanciparsi e di liberarsi da chi le opprime. E infine un investimento forte per la ripresa, quindi il taglio dell'IRAP per le aziende che assumono giovani under 35 e il taglio dell'IRAP per le start-up che vengono aperte. È necessario un investimento grande su tutti questi fronti perché il Veneto ha bisogno di ripartire.